Posso? Posso? Mister, siete riusciti a fare la partita che volevate fino al 90esimo, peccato poi per questo gol subito alla fine. Io le chiedo quanto è forte quella corazza stasera. Allora, è forte, sono molto contento per i ragazzi, perché vedere Rugani, che era tanto che non giocava, a fare una partita del genere insieme a Gatti, Sule e Miretti, direi che ci sono tutti gli aspetti positivi. Milik ha fatto una partita straordinaria, e quindi bisogna mettere da parte la sconfitta, anzi avere una reazione, perché mercoledì sicuramente sarà una partita molto difficile e complicata. Mister, l'avete persa nel momento in cui avete provato a vincerla per tutte le altre volte? L'abbiamo persa perché ci è mancato in quel frangente lì un po' di esperienza, ma che è normale. Mister, le chiedo, ha già un po' anticipato lei che partita ci si aspetta, come arriva anche la squadra, questo momento peggiore, l'Inter arriva alla vittoria, poi tre sconfitte in fine in campionato, se abbiamo ancora una svolta mentale? È una semifinale di Coppa Italia, bisogna essere bravi a riprendere, a giocare nel migliore dei modi, e soprattutto poi domenica bisogna tornare a vincere il campionato, perché abbiamo ancora 3 punti di vantaggio e siamo 2 punti indietro alla Lazio. E questa partita mentalmente, no, chi c'era meno rispetto agli impegni che ci sono stati? Napoli eliminato dalla Champions, magari voi che pensavate più alla Coppa Italia? No, non pensavamo assolutamente a Coppa Italia, perché noi oggi era importante vincere per tornare secondi in classifica. Così non è stato e bisogna riprendere piano piano. Mister, un campionato anomalo, l'ho sottolineato anche le vicende che si sono succedute. Quanto è importante comunque questa vittoria del Napoli? Che cosa si sente di dire per commentare? Ma il Napoli aveva già vinto, credo che si meriti tutti i complimenti, perché ha fatto una stagione straordinaria, e quindi è giusto che festeggi nel migliore dei modi. Tornando alla Coppa Italia, ci sarà Lukaku? È stata revocata la squalifica? Cosa ne pensi? Ma non penso assolutamente niente. Noi la nostra forza è quella di accettare tutto quello che succede. Ci sono degli organi di competenza che hanno ritenuto giusto togliere la squalifica a Lukaku, e quindi ce lo terremo martedì. Grazie. Anzi, mercoledì. Buonasera.